Allora, oggi vediamo la parte del dimensionamento delle molle meccaniche. Le molle meccaniche, diciamo, vengono utilizzate per vari scopi. Avete visto forse a fisica la classica formuletta in cui la forza è uguale a meno kx, dove k era la rigidezza. Questa l'avete vista. E avete visto anche che una molla di questo tipo è capace di immagazzinare una certa energia che poi restituisce in qualche modo. Allora, dal punto di vista meccanico si sfrutta questa proprietà di alcuni materiali, o di tutti i materiali, dipende da come viene costruita in realtà la molla, perché noi parleremo delle molle meccaniche realizzate essenzialmente in acciaio. Nella realtà poi esistono, e sono in fase di studio, ve li presenterò, l'Audi per esempio lo sta facendo, allo studio molle particolari in materiale composito, in materiale innovativo. Poi vi presenterò qualcosa, però noi faremo di base il dimensionamento sulle molle meccaniche in acciaio, perché il materiale è più semplice, lo consideriamo omogeneo isotropo, quindi è più semplice fare il calcolo. Tutto qui. Sappiate che ci sono tutta una serie di altre tipologie di molle allo studio. A cosa servono queste molle? Per il fatto che hanno la possibilità di immagazzinare questa energia e poi di restituirla in un secondo tempo, possono essere utilizzati come attenuazione degli urti, per esempio gli spingenti ferroviari. Possono ridurre o esaltare le vibrazioni, le molle che stanno sugli ammortizzatori della vostra macchina. Possono comandare organi. Se guardate l'apertura e la chiusura delle valvole del motore, è comandato attraverso un albero a camme ed eventualmente ovviamente molle di ritorno. Oppure servono ad immagazzinare l'energia che poi viene restituita in un secondo momento, oppure per esempio consentono di applicare forze proporzionali alla posizione. Queste, diciamo, sono alcune delle cose che si riesce a fare con questo tipo di genere. Vediamo come sono strutturate. Noi fondamentalmente vedremo queste che vi presento qui, che sono la barra di torsione, la molla delica, la molla spirale piana, la balestra e le molle a disco, o molle a tazza, vedremo. Queste sono quelle. Alcune di queste voi le conoscete. Se guardate per esempio un pick-up, anche per la nuova generazione, sulla posteriore hanno quelle che si chiamano molle a balestra. Le molle a delica sono quelle che stanno sulla vostra autovettura, per esempio. Vedremo anche le barre di torsione stanno sulle vostre autovetture. Vedremo volta per volta quali sono le funzioni e a cosa servono queste molle. Qui ci sono alcuni esempi. Vedete? Questa inserita nell'ammortizzatore è una molla elicoidale. Vedremo in sostanza come si trova la dimensione minima, il diametro minimo di quell'avvolgimento, cioè del filo, e il numero delle spire per resistere a un determinato carico. Voi immaginate il peso della vettura distribuito sulle quattro ruote, più eventuali assorbimenti di vibrazioni e quant'altro, questo comporta sulle quattro ruote delle forze. Queste forze devono essere ovviamente in qualche modo controllate, assorbite. In realtà non c'è solo la molla, c'è molle smorzatore, il sistema è un accoppiamento di molle smorzatore. Non so se a controlli avete visto qualcosa, prima quando controllo al quarto anno si riusciva a vedere qualcosa, ma l'accoppiamento molla smorzatore fa sì che l'autovettura possa assorbire questi urti, possa sopportare i pesi e quant'altro, con un certo comfort di viaggio. Vedete, non è una cosa nuova la molla, questa è una vettura un po' vecchiotta. Anche qui c'è il sistema con la molla elicoidale per l'assorbimento comunque dei urti. C'è poi per esempio il discorso di barre di torsione o barre stabilizzatrici, e guardate che il criterio di dimensionamento di questi organi è molto semplice, si basa su due formulette generalmente. Tre formulette: quella che tiene conto della sigma in funzione della trazione,
la sigma in funzione della flessione e la sigma in funzione della torsione. Le tre formulette che abbiamo sempre applicato le applicheremo anche per il dimensionamento delle molle meccaniche. Qui c'è un ulteriore esempio. Queste sono quelle che chiamano sospensioni a braccio oscillanti, forse ne avete sentito parlare. Non so se qualcuno di voi ha seguito il corso sull'autoveicolo di Figliolini lo scorso anno. Se lo rifà, seguitelo perché è interessantissimo da questo punto di vista. Queste sono quelle McPherson, per esempio, in cui come al solito vedete c'è sempre una parte della sospensione che è agganciata al telaio, al frame, e poi c'è una parte che è accoppiata tra smorzatore e molla, ovviamente, e poi ci sono una parte che sono, questo è il link con lo sterzo, questa è una tipologia di sospensione. Altro esempio può essere questo, per esempio, questo è sull'Audi A4, in cui come vedete ci sono anche le barre stabilizzatrici, per cui questa si dimensiona semplicemente con il momento torcente. Qui il calcolo è un pochino più complicato per dimensionare queste molle, ma vedremo come si può fare. Un altro esempio, forse che si vede più chiaro, è questo, in cui come vedete anche queste lavorano a torsione e sono le barre antirollio. Anche questa che vedete qui, e poi ovviamente al solito c'è sempre la coppia molla smorzatore. Qui c'è invece per esempio il sistema di sospensione di pick-up dell'L200, forse l'avete visto in giro qualche volta se ci fate caso. L'anteriore è quello classico con la barra stabilizzatrice e con smorzatore e molla, il posteriore con le molla balestre. Queste hanno ovviamente la parte principale del dimensionamento che riguarda la flessione, per cui qui utilizzeremo di più la formula del momento flettente. Un altro esempio di come funziona la barra antirollio del sistema di sospensione è riportato qui in maniera molto semplice. In sostanza, che cosa si fa quando si va a dimensionare una molla? Ci sono tre tipologie fondamentali di molla. Questa, che è quella che voi avete visto a fisica, F uguale a Kx. Qui lì c'è Y, voi avete visto quella formula lì, voi avete visto questa, va bene? Quindi applico uno spostamento e genero una forza sulla molla di richiamo, o viceversa, applico una forza e sto causando uno spostamento. Rilascio la forza e recupero tutto lo spostamento. Questo è il comportamento lineare, rilascio e riottengo tutto lo spostamento. Questa è quella formula lì, la prima, molla lineare. Poi c'è invece una molla, vedete, che aumenta la pendenza di questa curva. Che vuol dire quando aumenta la pendenza della curva? Più tiro, più che succede? Aumenta la forza di richiamo, ma lo spostamento è più piccolo. Mentre questa è la molla softening, quella che si smoscia, scusate il termine poco elegante, nel senso che io sto aumentando lo spostamento ma la forza che riesco ad applicare è inferiore. Ognuna di queste molle dipende dal materiale e dalla configurazione e ha una funzione. Qui forse la vedete meglio. Perché la vedete meglio? Quanta è l'energia accumulata in questa molla? L'area di quel triangolo, un mezzo fx quadro, l'avete vista a fisica, giusto? Quindi, riportata in questo modo, vedete le differenze delle aree. L'area di questa figura, quella che vedete tratteggiata, rappresenta l'energia che la molla è in grado di immagazzinare. Qui invece della X o della Y ho messo F per dire la freccia, perché chiaramente se la molla di flessione avrò proprio una freccia dalla trave, vedrò, se è di trazione vedrò un allungamento e via discorrendo. Ma in sostanza è, questo rappresenta lo spostamento e questo rappresenta il carico. Qui, come vi dicevo, è un tipo lineare,
per cui la rigidezza, che è la pendenza di questa curva, non dipende dallo spostamento, non dipende dallo spostamento. O mi sposto di poco, o mi sposto di tanto, la pendenza è sempre la stessa. La pendenza P su F, cioè F diviso X in questa formula, rappresenta la rigidezza della molla. Qui, all'aumentare dello spostamento, la rigidezza aumenta. Qui, all'aumentare dello spostamento, la rigidezza diminuisce. Diminuisce la pendenza della curva. Chiaro? Questo è l'aspetto fondamentale del discorso energetico sulle molle, che a seconda, ripeto, dell'uso che ne devo fare, sceglierò quella più opportuna. Riassumo brevemente formule che avete già visto. Voi avete visto sempre nel caso lineare la rigidezza è uguale alla forza diviso lo spostamento, e quindi per quanto riguarda la torsione invece la rigidezza è momento torcente diviso angolo di rotazione. Va bene? Nel caso più generale, ovviamente, quando ho una curva e non più una retta, devo lavorare con le derivate, con la pendenza della curva. Chiaro? Quindi nel caso di più generale la rigidezza sarà la derivata della forza rispetto allo spostamento, nel caso del momento torcente la derivata del momento torcente diviso l'angolo. Il caso A, cioè molla lineare, è il più comune. Il caso B, torno indietro, scusate, poi si è fatto al contrario. Il caso B è quello prevalentemente delle gomme. Il caso C è tipico delle molle a disco, e vedremo a cosa servono. Poi nel caso di molla accoppiata in serie o in parallelo dovete ragionare come avete ragionato per la parte di dimensionamento elettrico. Avete visto le resistenze in serie e in parallelo. Il ragionamento che si fa è lo stesso. Nel caso di molla accoppiata in serie la rigidezza totale delle molle è data da questa espressione, nel caso di rigidezza in parallelo la rigidezza totale del sistema è data dalla somma delle rigidezze. Vediamo adesso come determinare lo sforzo che ci conduce la sigma in termini che si sviluppa nel tipo di molla che vogliamo utilizzare e come determinare la rigidezza della molla. Fondamentalmente, quando noi andremo a dimensionare le molle, quello che noi vorremmo trovare sarà una dimensione minima, per esempio nel caso della molla di collinatale il diametro del filo avvolto, e poi la rigidezza. Quindi questi sono i due parametri fondamentali che voglio andare a dimensionare. Quindi io devo scrivere una serie di espressioni che mi consentano di fare questo. Di molle meccaniche, sulle conoscenze che noi abbiamo, possiamo fondamentalmente analizzarne tre tipi: quello che si basa sulla trazione, quello che si basa sulla flessione e quello che si basa sulla torsione. Quello che abbiamo visto finora. Allora, prendiamo la trazione. Se io ho una trave d'acciaio e la tiro di un delta X, di un delta L, supponiamo di, ovviamente, dov'è che funziona? Se sono delle molle, soprattutto per quanto riguarda le molle meccaniche in acciaio, la condizione per stare nel caso A, quello più comune, dove il tratto è rettilineo, in quale zona della curva di trazione del materiale vado ad operare? In quella linea elastica. Per cui quello che vi dico adesso riguarda quella zona. In quella zona, se io considero le molle d'acciaio per esempio, sono quelle più comuni sull'autoveicolo, so che se io applico un carico P, io l'ho chiamato N, se applico un carico P, questo è
fa sì che la sigma che si sviluppa di trazione è P diviso l'area. Quale altra relazione conosco per le travi? Sigma uguale ad epsilon per E. E poi conosco che epsilon è uguale a delta L su L. Tiro il provino anche nella prova di trazione. Se io sto in caso lineare elastico, tiro il provino, tolgo il carico, il provino ritorna alla dimensione originale. Quindi mi restituisce lo spostamento che io avevo imposto prima e porta il carico a zero. Giusto? Quindi io devo combinare queste espressioni per ottenere le due informazioni, uno sul carico, ma io il carico lo so, sigma uguale a carico diviso area, e quella è la relazione di resistenza della molla, significa che io questo sigma lo confronterò con il mio carico limite, che chiaramente sarà sempre inferiore al carico di serramento se io voglio stare in campo lineare elastico, e quindi questa sarà una delle condizioni nella progettazione. Noto il carico, noto il mio sigma limite, dovrò fare in modo che l'area della mia trave sia sempre tale che questo rapporto venga inferiore al carico limite, giusto? Quindi quello è il carico di resistenza. Se vado troppo veloce fermatemi, ripeto, non ci sono problemi, fate domande tranquillamente, come al solito. Per quanto riguarda invece la rigidezza, io so che la forza è uguale a una certa costante per lo spostamento, questo è delta L su LF, va bene? Quindi c'è uguale a K per delta, scusatemi, delta L sarebbe il delta L, sarebbe quello, K per delta L, va bene? Allora, come faccio a definire questa? Io devo ragionare su questa formula qui. P è uguale a sigma per A, ma sigma è uguale ad epsilon per E, ma epsilon è uguale a delta L su L. Vi faccio i passaggi, cancello sopra, P è uguale a sigma per A, è uguale sigma è uguale a epsilon per E per A, epsilon uguale a delta L su L per E per l'area. Questa qui rappresenta proprio la rigidezza K che sta facendo, e quindi quello è la rigidezza K e per la dimensione. Il discorso che io ho fatto per la trazione vale analogamente sia per la flessione che per la torsione. Per la flessione questa è l'espressione, nel caso di sezione circolare sarà 32π per L diviso π greco di al cubo, nel caso di sezione qua rettangolare sarà 6π per L diviso bh al quadrato. Ricordate, questo blocco è il modulo di resistenza, quindi lo conoscete bene, e analogamente la rigidezza deve essere π per F, questa volta è la freccia, l'abbassamento, P per la freccia, per la rigidezza K. Quello viene fuori, se vi andate a riguardare il libro di scienze, dalla formula per il calcolo dello spostamento. Che relazione c'è tra P ed F? Supponete trave incastrata con il carico di P. Vedete come si calcola questo F? E da lì viene fuori la rigidezza, esattamente come abbiamo fatto nel caso di trazione. Analogamente per la torsione, questa la conosco perché l'abbiamo vista tante volte. La tau sarà uguale a 16,98 π greco di al cubo. La relazione che mi lega il momento torcente allo spostamento teta, qui lo spostamento per me è una rotazione, nel caso del momento torcente, è dato da questo rapporto qui che mi rappresenta la rigidezza. Come vedete, nella rigidezza è sempre presente in realtà il momento di inerzia della sezione, o comunque un parametro legato alla sezione, e il modulo di rigidezza del materiale. Vedete, qui c'è il modulo di Young, anche qui c'è il modulo di Young in realtà, perché G è collegato ad E.
è il modulo di resistenza trasversale nel caso della trazione, ma queste sono, queste che vedete riportate qui, sono le formule base per il dimensionamento delle norme. Ci sono ovviamente tutta una serie di aggiustamenti che derivano dall'esperienza, li vedremo, ma con questi si andrà a ragionare quando devo andare a progettare la barra di torsione, la molla a balestra, la molla elicoidale dell'ammortizzatore. Le formule che si usano sono queste, non sono altre. Poi ovviamente c'è anche la parte di fatica, dove userete con queste determinate le sigma e poi utilizzerete le relazioni sulla fatica che conoscete, in particolare Gerta, per esempio, è quella più usata per le molle di Gerta. Ma lo vedremo passo passo questo. Un fattore molto importante è il coefficiente di utilizzo della molla. Questo coefficiente di utilizzo della molla viene come definizione, possiamo usare quella che è riportata sulla slide, cioè il rapporto tra l'energia effettivamente immagazzinata sulla molla e l'energia che teoricamente sarei in grado di immagazzinare se tutto il materiale fosse alla sigma massima. Che vuol dire? Facciamo l'esempio della trazione prima. Che vuol dire quella formula? Questo è il pezzo di trave che io sto tirando, questo è il carico F che io ho applicato, questa è la distribuzione delle sigma, è costante, cioè tutta la sezione ha la stessa sigma, giusto? Quindi io sto utilizzando tutto il materiale della sezione, chiaro? Perché qualunque punto della sezione è soggetto alla stessa sigma, quindi tutto il materiale in quella sezione è sottoposto al carico. Quanto è l'energia che io posso immagazzinare? Abbiamo detto che nel caso di molla lineare PF l'andamento è questo, quindi questa è l'area. Se io vado a ragionare per unità di volume sul materiale, metto sigma, metto epsilon, nel tratto lineare l'energia è sempre la stessa, perché sigma è costante qui. Quindi tutta l'energia che io riesco a immagazzinare in questo elemento, immaginate, io ho preso la trave, l'ho tirata e la tengo ferma a una certa forza, allungata di un delta L. Poiché il carico sigma è uniformemente distribuito sulla sezione, quindi tutta la sezione ha partecipato a quell'allungamento, ha avuto lo stesso sigma, l'energia immagazzinata è uguale a quella che teoricamente potevo immagazzinare, avrei potuto immagazzinare. Andiamo a vedere la sigma, e quindi questo rapporto che vedete qui, perché questa è l'energia per unità di volume, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto con Mises, vi ricordate? Questo è un mezzo sigma per epsilon, è l'energia per unità di volume, quindi lì la vedete moltiplicata per il volume, chiaro? Per confrontarla con la P per F, io devo confrontare quest'area della molla, che teoricamente rappresenta l'energia che potrei immagazzinare, con questa, che è quella della puntualizzazione. Per cui questo rapporto nella trazione vale 1. Perché qui nella flessione, qui è fatto su una lamina rettangolare, il corpo, perché nella flessione c'è quel valore? Lasciate perdere il numeretto adesso, cerchiamo di capire il ragionamento. Perché secondo voi qui viene così? Cioè non la utilizzo tutta la molla in flessione. Perché? Perché la sigma sulla flessione non è uniforme sulla trave. La sigma è a farfalla. Supponete che io avessi la flessione. La sigma che si genera non è più questa, ma per la flessione la sigma è questa qui. Ci sono zone, quelle interne, che hanno una sigma inferiore, sono sottocaricate, diciamo così, tra virgolette. Questo significa che l'energia che io potrei immagazzinare per il materiale che ho sarebbe superiore qui, P per F, mentre in realtà non la immagazzino tutta, non riesco ad accumularla tutta, perché non tutta la sezione lavora allo stesso sigma. Le sezioni interne hanno un sigma minore, sull'asse neutro il sigma è zero. Chiaro?
Quindi questo termine qui, cioè quello che io potrei immagazzinare se la sigma fosse costante su tutta la sezione, è più alto di quello che in realtà riesco ad immagazzinare con l'energia, perché la sigma lì ci sono delle zone in cui la sigma è più bassa. Chiaro qual è il concetto? Poi vedremo quando faremo la molla in flessione, vedremo direttamente come si calcola questo numeretto, ma il conto lo potete fare facile, però lo vedremo in dettaglio. Per la torsione, per le varie torsioni, le cose vanno un po' meglio. Questo che significa? Questo un nono, che sulla molla di flessione io ho molto più materiale di quanto poi in realtà ne utilizzo, quindi devo tener conto di queste cose. Ovviamente, come dicevamo prima, questi ragionamenti io li sto facendo sul tratto lineare elastico della curva di trazione del materiale, quindi è facile immaginare che per le molle si usano degli acciai che abbiano questo tratto lineare il più ampio possibile. Se vi fate un giro in biblioteca e andate a vedere questa norma UMI, per esempio, questa è un po' vecchiotta, ce ne sono di nuove di aggiornate, questo è un acciaio al carbonio, questo è un acciaio speciale per molle. Dove sta la differenza? Chiaramente sul valore dello slavamento, poiché la molla meccanica in acciaio deve lavorare nel campo lineare elastico, perché io voglio questo rapporto di rigidezza, il materiale che vado a scegliere è questo materiale. Scelgo la linea blu, non la nera, perché la nera ha uno slavamento più basso e quindi il tratto lineare elastico utilizzabile per la molla sarebbe più piccolo, quindi i miei limiti sarebbero più bassi. Per cui si va a utilizzare per le molle degli acciai speciali che hanno snervamenti molto elevati. Vediamo questa, poi ci riposiamo un po'. Ovviamente le problematiche che un progettista ha nel dimensionamento di una molla sono varie. Innanzitutto devo scegliere il tipo di molla da impiegare, cioè sostanzialmente il tipo di curva che io voglio e di relazione che io voglio. I cinematismi, avete visto la meccanica delle macchine come cinematismi influenzano poi il funzionamento degli organi meccanici, quindi devo avere coscienza del tipo di cinematismo che voglio azionare, dello spazio che ho disponibile. Devo scegliere il materiale più idoneo per la molla e poi a questo punto dovrò fare verifica di resistenza, cioè verifica sui carichi e verifica sulle rigidezze desiderate rispettando spazi, ingombri e spazi disponibili. Poi devo fare una verifica a fatica e poi, non so se avete cominciato a vedere qualcosa già su con controlli, se l'avete visto, il discorso delle frequenze di oscillazione proprio del sistema che vanno evitate.